preparazione, diciamo, delle pannicelle inizia due giorni prima rispetto al giorno della preparazione effettiva. Cioè due giorni prima vengono messe all'interno delle arche, che sono questi contenitori in legno, la farina che viene compattata, viene fatto un buco e all'interno del buco viene inserito il lievito. Il giorno successivo il lievito viene rimaneggiato, praticamente siccome il lievito con la fermentazione produce dei grumi, vengono tolti tutti i grumi, viene, diciamo, rilavorato di nuovo, viene lasciato in deposito ancora per un giorno, per dargli l'opportunità appunto di fermentare di nuovo. Quindi il giorno delle pannicelle, il primo passo è quello di mescolare il lievito con la farina che sta attorno, ed è questo tipo di lavorazione che sta facendo, che viene fatta dagli ammassatori all'interno sempre delle arche. Una volta fatto questo passaggio, la pasta, la prima pasta, viene portata sui tavoli e quindi lì viene lavorata per la prima volta e vengono formati dei pani. Fate vedere un attimo i pani. Vengono fatti quei pani, delle forme dei pani che vengono rimesse ancora all'interno delle arche, e lì vengono lasciati di nuovo per lievitare. Dopo circa due ore all'incirca, che c'è la lievitazione, vengono tagliati dei cubetti di pasta e vengono portati ancora sui tavoli e vengono lavorate. Praticamente vengono fatti dei canuli di pasta che, accorpati tra di loro, formano quattro canuli a forma di mano. Perché quattro e non cinque? Perché che alla fine è la pannicella che viene timbrata e portata alla cottura. Perché quattro dita anziché cinque? Sono quattro anziché cinque perché questa pannicella praticamente raffigura la mano beneficente del vescovo. Quindi la mano beneficente sono quattro dita anziché cinque. Questa è la tradizione. E vabbè, Taranta è particolarmente devota al santo Sant'Agio, perché San Biagio, che era un vescovo armeno, quindi degli anni nel 300, diciamo, quarto secolo, quindi attorno al 313 è stato martirizzato, e questa è, diciamo, la storia di San Biagio. Noi continuiamo a portare avanti questa tradizione fino a che ce la facciamo, perché purtroppo siamo rimasti in fuori in questo paese, e speriamo di portarla avanti ancora per noi.